Brembo presenta un successo mancato, quello di Red Bull e di Verstappen alla prima gara stagionale al Gran Premio del Bahrain, ma è anche la dimostrazione che ormai i risultati non si ottengono più in pista ma vengono decisi dalla direzione gara, e questa è un po' la politica della FIA che cerca di costruire dei regolamenti ad hoc come le monoposto fotocopia del 2020 replicate anche nel 2021 per allocare competitività e dare dei vantaggi a un costruttore piuttosto che ad un altro. Sta di fatto che la Red Bull RB16 è la monoposto di riferimento di questa stagione. Con la versione B è velocissima nelle qualifiche, estremamente efficace con la pole position di Verstappen, ma poi in gara ha dimostrato un potenziale di recupero enorme nella parte finale del Gran Premio, recuperando a Lewis Hamilton 8 secondi in 17 giri. Una condizione tecnica che dà tanta soddisfazione a tutto il team, a partire da Chris Horner. Oggi abbiamo il miglior pacchetto della Formula 1, motore, telaio e aerodinamica, ma questo non vuol dire fermarsi nello sviluppo, perché Mercedes è molto vicina. Il lavoro di Red Bull è stato finalizzato con una spesa di 2 gettoni nella parte del cambio e della sospensione, proprio come nel caso della Ferrari, quindi in questa zona. Il salto qualitativo è arrivato proprio nel recupero del carico aerodinamico e in un migliore sfruttamento delle coperture posteriori. Un secondo posto, ma un potenziale successo. Un boccone amaro per Red Bull, che per una sbavatura di Verstappen ha perso l'occasione di aprire la stagione con una clamorosa vittoria. Un errore che non ci voleva, ho compromesso gara e vittoria, ma spingendo molto per recuperare 8 secondi a Lewis, le gomme si sono degradate e non sentivo più la monoposto. Il progetto di Adrian Newey ha comunque fatto un salto di qualità che ha quasi dell'incredibile se si pensa alle pesanti restrizioni sullo sviluppo imposte dalla FIA sia a livello aerodinamico sia a livello di telaio. La Red Bull RB16B ha progettato una configurazione aerodinamica più bilanciata ed efficace al retrotreno grazie al nuovo V6 Honda più compatto. La soluzione in wash, estremizzata con i 5 profili a muro, verticalizza i flussi, generando massimo carico aerodinamico. Più grande e avanzato il convogliatore installato sul muso. Catturando più aria e spingendola nel sottovettura, i flussi superiori che investono i deflettori laterali sono più puliti e, quindi, capaci di produrre vortici e soffiaggi più potenti a difesa del fondo per ridurne le infiltrazioni d'aria. Pinne e correttori comprimono più aria, potenziando il campo di depressione che colloca il centro di pressione esattamente nella parte mediana della monoposto, fattore che stabilizza in modo naturale l'assetto che sfrutta un rake molto spinto per esaltare l'intensità del carico verticale e l'azione aderente delle coperture. Su una pista veloce come il Bahrain, con 4 rettilinei da oltre 300 all'ora, il nuovo Power Unit Honda ha fatto il suo dovere con velocità di picco in linea con Mercedes. Stupisce il passo gara, con una formidabile costanza di rendimento delle coperture sui tracciati più severi del mondiale per consumo battistrada e degrado termico della mescola. In qualifica abbiamo registrato il maggior guadagno rispetto allo scorso anno, ma la nuova monoposto ha ancora un buon margine di miglioramento sul telaio. Il telaio ha fatto il suo dovere e soprattutto la sospensione anteriore ha dato un contributo decisivo, considerando che gran parte del carico con l'assetto rake estremo della RB16B grava proprio sull'anteriore. La sospensione anteriore ha 2 ammortizzatori verticali, un terzo elemento meccanico e un particolare smorzatore caricato ad azoto collegato al bilanciere. Questa configurazione addolcisce i fenomeni di beccheggio in compressione e rende meno brusco il rilascio in estensione proprio grazie all'elemento smorzante, che è progettato con 3 camere passanti. In staccata, l'energia scaricata sulla sospensione viene assorbita e smorzata dal gas che, progressivamente, si comprime nelle 3 camere. Smorzando l'intensità di beccheggio e rollio, migliora la meccanica del telaio, fattore che assicura una più ampia finestra d'uso dei pneumatici e che in gara rappresenta la più potente arma strategica nelle mani di Verstappen.
pensa a tecnologia, passione, efficienza, prestazione, sicurezza. Ora pensa tutto in una caldaia. Pensa a Modulex. Unical. Be on fire. Il salto di qualità della SF21 rispetto alla monoposto del 2020 parte dalle velocità di punta, quindi il nuovo propulsore funziona ed è stata l'unica area che non è stata condizionata dalle restrizioni tecniche imposte dalla FIA in termini di evoluzione e di sviluppo. Quindi il nuovo motore si è allineato alle potenze di Honda e di Mercedes e anche le stesse velocità della monoposto sono tornate a essere estremamente competitive. Non bisogna andare fuori strada nel valutare il distacco, 59 secondi in 56 giri, perché siamo su un circuito molto stressante per la parte posteriore della monoposto e soprattutto per quanto riguarda il degrado delle coperture. Le aree di evoluzione sono moltissime, ma soprattutto la Ferrari si aspetta molto dallo sviluppo del retrotrendo, il cambio, che è la parte nuova e quindi concede il maggior margine di vantaggio. E su questo ci dà le sue impressioni di grande soddisfazione Mattia Binotto. La vettura si comporta in pista come ci aspettavamo e devo dire che questo, rispetto allo scorso anno, è stato il primo passo avanti. Questa è la base sulla quale costruire gli sviluppi. Costruire gli sviluppi nell'area che concede il più ampio margine di evoluzione, che è il retrotreno, dove Ferrari ha investito i due gettoni di sviluppo, cambio nuovo e soprattutto rinnovata la sospensione posteriore, che vogliamo vedere con la nostra realtà aumentata. Non cambia lo schema, sempre a tre elementi, con i due elementi rotanti laterali, dove c'è una barra di torsione che modifica le caratteristiche di rigidità e soprattutto i due bilancieri che possono essere modificati nella geometria per cambiare il leveraggio e quindi il livello di intensità dello sforzo in termini di compressione ed estensione. Nella parte posteriore abbiamo i due ammortizzatori olio-gas che sono determinanti proprio per cercare di verificare e di controllare la progressione della sospensione, il freno e il rilascio dell'energia. Nella parte anteriore abbiamo tutto quello che serve per gestire l'assetto rake, quindi il movimento verticale del retrotreno, e quindi abbiamo l'inerter, il terzo elemento, che sono regolabili a seconda del layout dei circuiti. Nella parte più alta le barre antirollio esterne sul cambio, regolabili velocemente da parte dei tecnici e dei meccanici per offrire ai piloti un rapido setting della monoposto, ed è proprio sulla sospensione posteriore che Binotto si aspetta la maggiore evoluzione per correggere l'eccessivo deterioramento delle coperture posteriori e già da Imola fare un improvement, un bel salto di qualità in strategia gara. Smarcato il motore e l'aerodinamica, la SF21 del Sakhir ha velocità di punta allineate a Mercedes e Red Bull, ma in gara il deterioramento gomme ha spinto Leclerc in sesta posizione. Chiaramente non siamo ancora dove vorremmo essere, c'è ancora tantissimo lavoro da fare considerando che su questa pista con le gomme abbiamo sofferto le temperature. La mappa del lavoro è allargata a diverse aree e i dati di questo primo Gran Premio danno una scala di priorità a partire dalla sospensione posteriore che, essendo completamente nuova, ha il margine di sviluppo maggiore. Conservando lo schema pull rod ma modificando la geometria di ammortizzatori, bilancieri e barre, è migliorato l'appoggio al suolo del pneumatico. L'ammortizzatore rotante con una gamma di regolazioni più ampia riduce il rollio ma assicura comunque un alto assorbimento delle asperità della pista. Rivista la geometria delle barre antirollio per ridurre l'inclinazione della cassa veicolo in curva ed evitare un eccessivo alleggerimento del pneumatico interno. Nuovi ammortizzatori olio-gas rendono più progressiva e preavvertibile l'inclinazione della cassa veicolo a supporto della guidabilità. L'inerter, con funzioni di assorbimento e compensazione dei trasferimenti carico, è un elemento cardine nella regolazione della sospensione. Il terzo elemento parzializza l'energia della compressione dell'ammortizzatore esterno, la trasferisce a quello interno, aumentando la spinta al suolo del pneumatico, a vantaggio di una coppia motrice più omogenea e meglio distribuita sull'asse posteriore, che si rende indispensabile per contenere il consumo gomma su circuiti severi come il Sakhir.
Credo che sia un buon punto di partenza. Storicamente la Ferrari in Bahrain non è mai andata troppo bene, a parte il 2019. L'inizio è positivo e da qui dobbiamo partire continuando a lavorare bene. Il retrotreno è l'area nuova, completamente riprogettata, dalla quale è possibile estrarre il massimo potenziale migliorativo per trazione e motricità. In quest'ambito, trovare il miglior setting del differenziale in funzione delle variabili gomme 2021, fondo tagliato e nuova sospensione rappresenta una risorsa potenzialmente molto importante per recuperare competitività in assetto gara. Il differenziale è uno degli organi che più si presta ad un fine tuning grazie ad infinite combinazioni di regolazioni meccaniche, idrauliche e di elettronica. Le modalità di regolazione sono amplificate da un sofisticato impianto idraulico che assicura tarature specifiche in frenata, curva e accelerazione. Nei tratti rettilinei la coppia fornita dal cambio viene trasferita equamente ai due semiassi, ma è in curva che il pilota predispone una maggiore pressione idraulica nel pacco lamellare interno, che genera più resistenza, frena la ruota e ne riduce la velocità. Il satellite assume una rotazione assiale che compensa la differenza di velocità dei due planetari e permette di scomporre la coppia in modo asimmetrico. Le diverse strategie di regolazione sinistra-destra e con diversi livelli di bloccaggio rappresentano un supporto fondamentale per generare un effetto torque vectoring per migliorare, attraverso la trazione, l'effetto sterzante della SF21, ridurre il pattinamento e ottenere un retrotreno più appoggiato a supporto di un ritmo gara più efficace e redditizio per Sainz e Leclerc. È Lewis Hamilton che vince la prima gara stagionale con tanto mestiere e non con la migliore monoposto in pista. La sua W12 è una monoposto che è ancora da mettere a posto in termini di passo gara, di deterioramento delle coperture posteriori, che di fatto sono problemi esattamente identici a quelli della Ferrari, ma con un'intensità decisamente più ridotta. La Mercedes deve lavorare molto sul sistema delle sospensioni, che sono state in parte cambiate e ottimizzate, ma non rispondono ancora al meglio al minor carico del fondo tagliato e soprattutto alle coperture posteriori Pirelli, che hanno una struttura diversa, una spalla più rigida e quindi richiedono una sospensione più elastica che deve essere ancora settata. E quindi di tutto questo CronoGP ha preparato un focus estremamente dettagliato. Ribaltare gli assetti, eliminare i problemi di telaio verificati nei test invernali e trasformare una W12 sovrasterzante in una monoposto veloce guidabile è il risultato di una base tecnica solida e ben strutturata. Tra le prove invernali e il primo Gran Premio, Mercedes si è affidata ai sistemi di simulazione per ritarare le sospensioni e migliorare l'uso delle nuove gomme Pirelli 2021, più rigide nelle carcasse e più reattive nel comportamento in pista. Quello che abbiamo a disposizione sono le due macchine test a 12 assi, una per l'anteriore e l'altra per il posteriore. Il loro compito è di verificare il livello strutturale di queste componenti del telaio. Ogni pistone idraulico sviluppa 4 tonnellate di spinta. Gli attuatori che usiamo per applicare il carico verticale possono applicare fino a 8 tonnellate di forza. Il motivo per cui chiamiamo questa macchina 12 assi è perché in realtà lavora su 6 gradi diversi su ciascuna ruota, riproducendo le sollecitazioni reali che si verificano una volta in pista. Quindi, oltre al carico statico, sommiamo le sollecitazioni dinamiche e siamo in grado di replicare tutte le vibrazioni e i fenomeni che interessano la sospensione quando colpiamo i cordoli. Determinante la tecnologia dell'ammortizzatore rotante, che ha permesso di trovare le corrette tarature per ottimizzare freno e rilascio dell'energia scaricata sulle sospensioni posteriori. All'interno, un pacco di lamelle e tamburi con conformazione e foratura differente sono immersi in un fluido ad elevata densità che assicura la progressione ottimale della sospensione in curva e frenata. La barra antirollio ha il compito di restituire la spinta di compressione dalla ruota esterna a quella interna. Questo riduce l'inclinazione della cassa veicolo e, soprattutto, mantiene il fondo più vicino al suolo. Il terzo elemento conservatoio olio-gas separato prevede una molla interna che spinge in direzione opposta e annulla il carico di stacco iniziale, favorendo il richiamo della ruota nei passaggi sui cordoli.
Il simulatore non ha solo lo scopo di correggere le anomalie d'assetto verificate nei test, ma dà anche la possibilità di perfezionare il comportamento del telaio in funzione del carico aerodinamico richiesto dal circuito. Qui abbiamo una postazione a 7 attuatori, uno sotto ciascuna ruota, e 3 pistoni verticali per simulare il carico aerodinamico. Quindi non sono previsti carichi aerodinamici, ma puramente idraulici. Qui ci concentriamo sulla taratura degli ammortizzatori e la reattività della sospensione per assicurare l'ottimale appoggio in curva. Cosa intendiamo per angolo d'assetto? Immaginiamo la monoposto che in accelerazione passa su un cordolo e inizia a saltellare. Questo è un comportamento che dobbiamo evitare perché compromette la spinta verticale del carico aerodinamico e viene meno il contatto tra pneumatico e pista, riducendo aderenza e stabilità. E l'importanza di poter testare le sospensioni è dunque fondamentale. Uno dei temi più curiosi della prima gara stagionale è che la piattaforma Mercedes procede a 2 velocità, un Aston Martin che ha deluso in Bahrain dopo le altissime aspettative di inizio stagione, molto bene la McLaren con 2 monoposto a punti, 4º-7º Norris e Ricciardo, una vettura consistente in gara che ha saputo sfruttare al meglio il passaggio dal motore Renault al motore Mercedes per modificare gran parte della monoposto, ma soprattutto tutta la parte legata al retrotreno e quindi pance più sciancrate e una lettura che riesce a respirare molto meglio. Tutto questo ha fatto fare il salto di qualità alla nuova MCL 35M Mercedes. La piattaforma Mercedes con la stagione 2021 ha raggiunto il suo punto di arrivo. McLaren e Aston Martin diventano i primi alleati del team ufficiale di Toto Wolff, condividendo una base tecnica comune per abbattere i costi di progettazione e portarsi in vantaggio sul fronte budget cap. In questa nuova line-up arriva la neonata AMR21, alla quale Mercedes fornisce telaio, sospensioni e l'intera base aerodinamica, alla quale si aggiungono motore e tutta la parte ibrida. Gli iniettori a 500 bar evoluti consentono di dosare la benzina con una carica stratificata, quindi piccole iniezioni che riducono i consumi e migliorano il rendimento del motore. Per supportare iniettori tanto evoluti, la programmazione dell'accensione di bobine e candele in tempi sempre più precisi e ristretti assicura combustioni ad altissima efficienza. Mercedes è riuscita a migliorare il dialogo tra l'elettronica motore con la parte ibrida ERS e KERS attraverso centraline dedicate che permettono di modificare le strategie di erogazione della potenza, intervenire sui consumi e sull'affidabilità dei sistemi meccanici ed elettronici. Portare all'interno della nuova piattaforma Mercedes anche la McLaren attraverso la fornitura del Power Unit è stato strategico. Il team di Woking dispone di una grande capacità di sviluppo e progettazione, diventando quindi un alleato tecnologico determinante per l'evoluzione di nuovi sistemi e soluzioni in prospettiva vetture Wing Car 2022. Ad oggi il nuovo progetto McLaren, che abbandona Renault e passa al propulsore tedesco, rappresenta il punto di partenza di questo transfer tecnologico già presente dal primo Gran Premio in Bahrain. È il cuore della MCL 35M che ne ha caratterizzato forma e layout delle pance. Le prese d'aria più piccole riducono la resistenza all'avanzamento e la dimensione del cofano motore, più stretto ed attillato sulle meccaniche, è il risultato della miniaturizzazione del nuovo Power Unit Mercedes. Il compressore è davanti al V6 termico con l'MGUH dentro alla V e turbina in coda. Dissociando ERS e sistema di sovralimentazione dal turbo, si crea una barriera termica naturale che protegge l'elettronica dalle alte temperature. Modificata la configurazione della girante in funzione di un utilizzo più gravoso del 15%, che si traduce in maggiori stress termici e meccanici. La nuova geometria delle palette è studiata per catturare e sfruttare in pieno i gas di scarico, la pressione d'uscita e l'energia termica rilasciata. Il risultato è una maggiore spinta sull'MGUH, che produce più energia da distribuire su batterie, e MGUK, con vantaggi diretti sulla durata della trazione elettrica. Condizione che abilita anche una migliore attività del compressore.
più spinta sull'albero si traduce in una curva di pressione più costante e valori di sovralimentazione più elevati. Un salto di qualità che ha permesso al V6 termico tedesco di raggiungere gli 850 cavalli e, in combinato con la trazione elettrica, superare la barriera dei 1000 cavalli. Fattore migliorativo che alza le aspettative della nuova McLaren Mercedes, completando il pacchetto tecnico per spostare ancora più in alto performance e affidabilità. All'Alpine è mancato il concludere il Gran Premio per certificare il miglioramento che c'è stato rispetto alla Renault RS20 della passata stagione. In questo ha contribuito moltissimo Fernando Alonso nello sviluppo della A521, dove tutta la parte del retrotreno prevede il nuovo propulsore che ha fatto un bel salto di qualità in termini di potenza e gestione della parte ibrida. Ma soprattutto abbiamo a livello telaistico un nuovo sistema vettura molto efficace nel deterioramento delle coperture. Fernando Alonso è riuscito a estrarre il massimo potenziale in qualifica con il nono tempo, finché è stato in gara nei suoi primi 34 giri, addirittura è riuscito a risalire in settima posizione, poi abbandonato per problemi ai freni. Il secondo esordio in Formula 1 di Fernando Alonso con l'Alpine lo vede in gara per 34 giri prima che un problema ai freni lo costringa al ritiro. Buona la qualifica con una nona posizione e nella prima parte del Gran Premio risale addirittura in settima. Abbiamo una buona base di partenza con un margine di sviluppo notevole. Sono tranquillo perché la nostra monoposto è già abbastanza veloce in qualifica. L'Alpine conserva l'esclusiva configurazione integrata della presa dinamica partizionata per aumentare la portata d'aria al motore, assicurare un migliore raffreddamento dei radiatori cambio e parte ibrida, con l'obiettivo di ottimizzare l'efficienza della batteria a vantaggio della trazione elettrica. La presa d'aria delle pance, più stretta e rialzata, consente di raccogliere flussi più puliti e garantire un ottimale raffreddamento dei radiatori. La migliore efficienza aerodinamica attiva un potente campo di depressione che aumenta l'estrazione dell'aria calda dalle meccaniche. Questo progetto, derivato dalla RS20, è stato ottimizzato in funzione del nuovo fondo e dei pneumatici Pirelli rivisitati nelle carcasse, intorno ai quali ruota l'intera revisione di telaio e aerodinamica. La deportanza alleggerita per effetto delle restrizioni tecniche FIA, insieme alle nuove gomme Pirelli, cambiano il rapporto carico-grip. Fattore che ha richiesto un nuovo setup del telaio, con sospensioni più morbide per compensare la minore spinta verticale indotta dal fondo tagliato, che riduce l'effetto suolo. Le coperture, con struttura più rigida nelle spalle, contengono l'effetto di deformazione della carcassa, assicurando un'area di contatto più costante e progressiva, a vantaggio della trazione e di una migliore direzionalità in inserimento e percorrenza curva, che vanno a supporto del pilota nella gestione della traiettoria e di una ottimale precisione di guida che, già ad Imola, potremmo vedere sotto forma di migliori prestazioni.